Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo reading vlog direttamente da Nizza. Fa un po' strano vedere queste immagini, ma soprattutto fare la voce fuori campo una volta essere ritornati a casa. Soprattutto perché da queste immagini è passata una decina di giorni. Sì, forse anche qualcosa in più. Comunque Nizza è una città molto bella, tra le altre cose, ma anche piena di questi parchi molto suggestivi. Abbiamo visto il primo giorno il museo biblico di Chagall, qui potete vedere ovviamente il mosaico enorme che Chagall ha donato alla città di Nizza, con cui aveva un rapporto molto stretto. Mi è piaciuto molto ovviamente il museo. La sera invece siamo stati all'Allianz Riviera, abbiamo visto la partita del Nizza, qui potete vedere la curva dei tifosi carichissimi, qui doveva ancora cominciare la partita. Questo invece è il secondo giorno, altro scorcio di parco, l'abbiamo scoperto casualmente per arrivare fin qui alla chiesa ortodossa di San Nicola, che era leggermente decentrata rispetto al centro storico della città, che qui potete vedere dall'alto perché questa è la visuale dalla collina. Nella collina c'era questo bellissimo cimitero, io ho una passione per i cimiteri, li visito sempre in qualsiasi città. E questa è la vista famosa di Nizza che c'è dall'alto, da queste cascate. Per finire la seconda giornata abbiamo visitato un museo di arte orientale dove c'era questa piccola sala adibita all'arte del tatuaggio che mi è piaciuto molto. Una faccia distrutta, me ne rendo conto. Fine serata, abbiamo già cenato, siamo ritornati in albergo e che cosa dirvi? Vi ho lasciato qualche clip della giornata di oggi e ieri a Nizza. Nel frattempo vi faccio vedere che cosa sto leggendo, che cosa mi sono portata. Ho iniziato Bussola di Matti Enar. La scelta ricadeva su un autore francese, ovviamente mi sarei portata un autore francese. Ho passato in rassegna vari libri, tra cui Jean Genet, Notre Dame de Fleurs, Houellebecq, Serotonina. Poi che cos'altro avevo trovato? Avevo trovato Romain Gary, L'educazione europea, Educazione europea soltanto il titolo. Poi non so perché io ero partita con l'idea di conoscere finalmente Matti Enar, però dicevo, io di solito in viaggio leggo pochissimo, leggendo pochissimo non mi va di prendere un libro che so che è molto impegnativo da leggere. Allora ho iniziato Notre Dame de Fleurs, bello, però non mi prendeva. Ho cominciato anche L'educazione europea, bello, ma non mi prendeva. Ho cominciato Bussola, ok, amore con qualche riserva, perché la storia è molto particolare. La storia è una storia d'amore tra due ragazzi. Lui ha origini austriache, viene da Vienna e è uno specialista dell'Oriente, mentre lei si chiama Sara e è anche lei una studiosa di ponti tra Oriente e Occidente. Mi piace tantissimo l'atmosfera che Matti Enar crea in questo libro, c'è un'atmosfera di forte nostalgia. Trovo molto interessanti e molto stimolanti tutte le nozioni che ci sono all'interno di questo romanzo, perché è un romanzo a tratti enciclopedico in cui si vuole sottolineare come la cultura occidentale sia stata contagiata da tanta cultura orientale, ma anche una cultura occidentale che non vediamo a prima occhiata contaminata. E quindi ci sono tutta una serie di riferimenti letterari e musicali, soprattutto perché lui è un grande musicista. Franz, il protagonista di questo romanzo, è uno studioso e un grande musicista, quindi si parla molto di Mozart, di Beethoven, di cultura austriaca, si parla anche di letteratura, senza dubbio. Quando si scende troppo nel nozionistico e si fanno troppi riferimenti, ecco, lì fatico un po' a seguirlo.
Che dirvi? Mi sta piacendo con queste riserve, la riserva dell'essere troppo too much a livello di nozioni. Delle volte mi perdo, però per il momento sta andando molto bene. Adesso mi volevo mettere un pochino a letto, se non muoio prima di addormentarmi, volevo leggere qualche pagina. Poi, altra cosa, mi scuso per la luce di questa clip, che è sicuramente una luce bruttissima, me ne rendo conto, mi dispiace. Secondo giorno, gita Monte Carlo, siamo arrivati con il treno, poi una breve passeggiata fino ad arrivare poi all'inizio del nostro itinerario, che partiva dal casinò di Monte Carlo. Dal casinò poi abbiamo fatto tutto il lungomare, incredibile, sia per quanto riguarda l'architettura della città, ma anche per quanto riguarda il tenore di vita di chi alloggia in quella città, fino ad arrivare poi alla montagna, dalla parte più storica, al borgo di Monte Carlo, da qui la vista spettacolare ovviamente. Monte Carlo è una cittadina, secondo me, anche talmente bella da apparire quasi finta. Questo è un centro commerciale di cui al momento non ricordo il nome, me lo dovevo preparare. E il giorno seguente siamo stati a Cannes. Questa è stata, secondo me, la gita più bella. Cannes è sempre stato un mio sogno visitarla, e anche qui su una montagnola c'era la parte vecchia della cittadina, il borgo, classico scorcio dall'alto, panorama mozzafiato. E niente, questo è quanto. Tornata a casa, facciamo un po' di aggiornamento, o almeno un punto della situazione. Allora, la mia casa, tornata dalle vacanze, non sarà mai in ordine, quindi dietro avete il caos, ma fate finta che vedete solo me, non guardate anche dietro. Sicuramente prima vi ho messo qualche clip di Nizza, Monte Carlo e Cannes. Cannes bellissima, mi è piaciuta tantissimo, ma ho volato tantissimo, bella. Monte Carlo anche bella di plastica, Monte Carlo è bella per quanto è di plastica, Nizza bella, mi è piaciuto molto. Non siamo riusciti a fare il bagno al mare o farci un po' di spiaggia, perché purtroppo quando non lavoravamo, perché tra le altre cose siamo stati e abbiamo anche lavorato nel mentre che stavamo lì, comunque quando eravamo liberi, non so perché, ma pioveva, ovviamente perché il karma, e se non pioveva non avevamo le coincidenze con albergo, spostamenti, cose varie, quindi niente mare ovviamente. Però ho finito Bussola e ne parliamo un po' insieme. Com'è andata? Allora, mi è piaciuto, però sto scomoda, quindi cambio posizione. Com'è andata? Mi è piaciuto, ma su Goodreads gli ho dato 3 stelle. E ora vi motivo anche le mie 3 stelle, perché sono 3 stelle esclusivamente legate a me come lettrice. Quindi, quando stavo a Nizza, ho fatto quella clip dal dubbio valore estetico, molto, molto brutta. In un attimo vi ho ricatapultato nel 2010. Senza dubbio, quindi una clip abbastanza nostalgica. Però in quella clip vi dicevo che, e avevo letto le prime 100 pagine più o meno, vi dicevo che lo trovavo too much dal punto di vista enciclopedico. Mathieu Henard voleva raccontare dell'amore dell'Occidente verso l'Oriente, anche riguardo a dei punti di vista occidentali che spesso non vengono riconosciuti contaminati con l'Oriente, e attraverso una storia d'amore questo viene fatto, andare anche a rispecchiare
l'amore che gli occidentali hanno verso l'Oriente e poi di conseguenza anche definire che cosa significa l'Oriente, di come poi questa terminologia sia abbastanza liquida. C'è una grande importanza alla musica che viene data da Mathieu Narr alla musica, prima di tutto perché Franz, lio narrante, perché poi questo libro è scritto in prima persona, è un musicista e quindi spesso ci sono dei riferimenti a musicisti quali Mozart e Beethoven che hanno avuto delle influenze orientali. Nelle proprie opere. Franz, infatti, in Una notte di insonnia racconta le sue influenze dovute ai suoi viaggi in Oriente. Bussola, inoltre, va a inserire in un progetto che è cominciato con Zona di Mathieu Narr. Nei precedenti romanzi, quelli precedenti a Zona e a Bussola, invece, Mathieu Narr voleva andare a indagare le radici mediterranee nella cultura orientale, andando poi a ritrovare delle radici mitologiche comuni. Quindi Bussola è prima di tutto un'indagine tra il rapporto tra l'Oriente e l'Occidente. Ovviamente questo rapporto è un rapporto di influenze. Con che cosa si influenzano l'Oriente e l'Occidente? Con dei viaggi. E qui ci sono narrati i viaggi dei protagonisti di Franz e di Sara. Da questa indagine, di questa commissione continua tra Oriente e Occidente, ci sono due conclusioni che poi vengono tratte dai narri. Il primo è che l'Oriente e l'Occidente sono due concetti molto fluidi che hanno un divenire di definizione continuo e soprattutto che l'est e l'ovest poi sono due stati mentali quasi, sono due immaginari psicologici dell'umano, dell'individuo. Infatti l'ovest è rappresentato da Franz, che è più meticoloso, più pragmatico, più risoluto, mentre l'est, e quindi l'Oriente, è impersonato da Sara, che è una donna molto curiosa, curiosa della scoperta dell'Oriente e della frontiera che si va ad aprire di fronte a lei. Per quanto riguarda lo stile, mi ha ricordato a tratti Cortázar, ma anche Jack Kerouac, per quanto riguarda il romanzo di viaggio, l'On the Road, che è sulla strada. Che cos'è che non mi è piaciuto e non mi è arrivato? Io capisco le intenzioni di Mathieu Narr e le trovo oggettivamente rese benissimo. La storia si va a tessere con tutte queste nozioni enciclopediche che poi il protagonista va a rievocare in questa notte insonne. Il problema è che sono veramente tante, sono particolareggiate e delle volte prendono il sopravvento rispetto alla storia, il che di per sé non è un difetto, anzi, perché rispecchia le intenzioni di Mathieu Narr, la resa è strutturale alle intenzioni dell'autore. Trovo che sia too much per me, nel senso io più volte mi sono, vi dico persa, però c'è stato in qualche pagina un calo di attenzione e alcune nozioni che lui mi dava le reputavo molto, molto interessanti. Per esempio, ci sono delle pagine bellissime dove lui dialoga con Thomas Mann. Altre pagine veramente le avrei saltate volentieri perché mi annoiavano particolarmente, soprattutto quando si parla di alcune correnti musicali. Per quanto riguarda invece le pagine di Istanbul sono veramente belle. Quindi, per quanto riguarda me come lettrice, me come gusto personale, mia esperienza di lettura, lo reputo un bel libro che però purtroppo non si confà al mio gusto e non si confà alla mia indole di lettrice, al mio background, però capisco benissimo le intenzioni di Mathieu Narr, dell'autore, e lo reputo un libro riuscito in questo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è come poi la storia possa evidenziare delle radici in attuali conflitti che sono tuttora in essere, o adesso abbiamo gli strascichi nell'Oriente, quindi per esempio la questione siriana, ma anche la questione afghana. Ci sono tantissime pagine che vale la pena di leggere. Quindi io ve lo consiglio se siete interessati ad avere un romanzo con tante nozioni sull'Oriente
E se non vi spaventa leggere un romanzo enciclopedico, per quanto riguarda la storia narrata, è una storia che delle volte passa in secondo piano rispetto alle nozioni di Mathieu Henard, però è un bellissimo romanzo di viaggio che mi sento di consigliare soltanto a chi è veramente interessato al genere. E questo è quello che io ho letto per lo più in viaggi tra treno e aereo, e poi l'ho terminato questa mattina a Roma. Nel frattempo ho cominciato già da ieri un nuovo romanzo, che è un romanzo del mio amato Michele Mari, ed è non ce la farò mai con questi titoli. Leggenda privata, e qui avete la quarta, la copertina. Mi sta piacendo molto l'autobiografia di Michele Mari, di questo ve ne parlerò sicuramente più avanti, anche perché per il momento non saprei cosa dirvi, perché l'ho cominciato, sono a pagina mi pare 40 e ho un primo impatto, un commento a primo impatto è che con Michele Mari hai sempre l'impressione di leggere un libro nuovo, diverso da tutti gli altri di Michele Mari, però paradossalmente quella diversità va a confluire in tematiche comuni. Per esempio, qui si parla di Golem, si parla di Aura, si parla di, per esempio, ci sono dei riferimenti a Proust, che veniva trattato anche in Tutto il ferro della Torre Eiffel, era uno dei personaggi di quel romanzo. Quindi, Michele Mari è un scrittore eclettico, però nel suo essere eclettico poi ha delle tematiche, dei fili rossi in comune. E niente, ragazzi, questo era il mio breve reading vlog su Bussola. Spero che vi siano interessati i miei appunti di lettura su questo libro. Spero di avervi dato un'idea di Nizza e di tutta la cosa smeralda da me visitata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buone letture. Ciao!